con una riduzione delle entrate fornite al bilancio dello Stato dai dividendi della stessa società. Ma qui ora non discutiamo se privatizzare o meno, discutiamo del fatto che comunque il Parlamento appunto possa avere una voce in capitolo, per cui ed è giusto che abbia una voce in capitolo rispetto a una delle aziende più importanti dello Stato italiano, un asset strategico. Allora, con l'approvazione di questo emendamento, un emendamento di Sinistra Italiana, noi prendiamo atto che rispetto a quanto dichiarato nei giorni scorsi e un po' anche nel dibattito che abbiamo avuto 15 giorni fa nell'ambito delle mozioni, che il Governo fa un passo indietro per far fare un passo avanti al Parlamento. Noi pensiamo che questo sia un atteggiamento utile, costruttivo, di buon senso, lo salutiamo positivamente e auspichiamo in un voto ampio dell'Assemblea. Grazie. Grazie onorevole Bordo. Io adesso tornerei ai pareri dei relatori di minoranza. Onorevole Cariello. Il nostro parere è favorevole. Grazie. Alla riformulazione. Gli hanno tolto la voce prima che lei finisse. Onorevole Polverini. Sì, grazie. È favorevole anche il nostro. Onorevole Melilla. Favorevole. Grazie. A questo punto il Governo. Favorevole. Grazie. Vice Ministro, ha chiesto di intervenire il deputato Capezzone. Per preannunciare il voto favorevole da un punto di vista culturale e politico opposto a quello dei presentatori. I presentatori legittimamente presentano questo emendamento come caveat rispetto a un processo di privatizzazioni che loro oppongono. Chi parla è invece assolutamente favorevole a questo e ad altri processi di privatizzazione su cui il nostro Paese si è purtroppo fermato, ma mi sembra assolutamente ragionevole che se il Governo procede a una privatizzazione, ad una alienazione, preventivamente